Cantante, produttrice discografica e direttore d'orchestra, una donna eclettica, energica, determinata, decisa, coerente, forte, ricca di spirito di iniziativa e sempre pronta a regalare nuove emozioni al suo pubblico. Copertina del nostro ospite. È quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Una grande voce, una grande artista, Giovanna Nocetti per tutti. Paola. Ciao per tutti, Giovanna, ospite al sabato del convento. Ciao cara, come stai? Grazie Paola, sei meravigliosa, sei stupenda e ti devo ringraziare proprio per avermi invitato, perché io quando sono poi a San Giovanni Rotondo, tu hai visto quelle foto che tu hai mandato, c'era l'Angela Bonfitto che è di San Marco in sì. Lamis. C'era la Simona Bruno che è calabrese ma suona spessissimo con la voce per Padre Pio, quindi è come se fossi a casa. Ecco, ma sei a casa, ecco, naturalmente ti aspettiamo dal vivo, però oggi dai, siamo collegati via Skype e questo ci riempie di gioia. È vero Giovanna che la tua prima esibizione è stata all'oratorio e c'entra anche Suora Angelica? Sì, parlare che quella fu, no, quella fu la storia bellissima. Allora, come tutti andavamo a catechismo e poi la nostra suora ci faceva fare i cori la domenica o per esempio il Tadoriamo, Ostia Divina, tutte quelle cose lì, e i ragazzini venivano messi di fianco alla chiesa, cioè porca miseria, non mi viene la parola. All'organo. Esatto, e tutti, allora, lei mi metteva sempre in fondo, perché se tu sei alta e poi tu canti troppo forte, ma no, devi cantare piano, mi metteva là in fondo, io un nervoso sempre, tutti davanti, io dietro là, a un certo punto, una domenica, quando dice, allora si parte, io parto in mezzo a tutti, sgomito così, parto in mezzo a tutti e vado, t'adoriamo, ostia divina, urlando, questa suora è svenuta, e sono svenuti tutti anche in chiesa, perché i ragazzi si sono chetati, dice questa qui urla così tanto che meglio sta zitti. Dai, è stato un esordio, insomma, davvero prorompente. Allora, abbiamo ascoltato nella copertina, Giovanna, la voce del silenzio, scritta da un grande paroliere. Ti abbiamo visto anche nella foto con lui, Paolo Limiti, che collaborò anche con Mina, per la quale ha scritto canzoni di grande successo. Eravate legati da una forte amicizia con Paolo, che oggi purtroppo non c'è più. Legati da 47 anni. Sempre vissuti insieme, tutte le cose, andavamo in giro per il mondo, andavamo in America, in Londra a vedere i musical e poi eravamo proprio diventati, e gli ultimi anni, l'ultimo anno soprattutto della sua vita, l'ho passato insieme con lui dalla mattina alla sera. Che bello! E poi quando a un certo punto, diciamo quattro mesi prima che lui ci lasciasse, non riusciva più a ricordare le cose. Cioè, faceva fatica a
voleva comporre un discorso e diceva: senti, volevo dirti, che... allora io lo anticipavo per non farlo sentire in imbarazzo, perché era presente. E quando balbettava proprio, faceva così: stai, non ti preoccupare Paolo, io ti capisco lo stesso anche se stai zitto. E la cosa che mi ha fatto più piacere è che il suo funerale è stato un funerale bellissimo. Io pensavo che lui avesse lasciato detto di non fare cose, perché era un po' non era un bacchettone, era una persona molto seria, credeva in Dio, ma era scettico verso la Chiesa. E quindi quando poi disse no, io voglio il funerale canonico, la cosa mi fece molto piacere. Fece molto piacere perché vuol dire che Dio è sempre presente anche nei momenti in cui magari il cervello va altrove. E questo mi ha fatto molto piacere. E quindi quando ci fu il funerale, fu veramente bello, perché vennero un sacco di gente, era molto amato, guarda. E ti dico una cosa, manca perché era un signore, non diceva mai una parolaccia, non era mai volgare, era un signore. Poi non te lo devo dire io, lo sai benissimo. Un grande professionista della televisione italiana. È stato lui, Giovanna, a volerti direttore d'orchestra, in qualche modo un ruolo, almeno in Italia, appannaggio degli uomini, no? Del mondo maschile. Sì, lui mi disse: senti, io mi fanno fare questa trasmissione, siccome per me tu sei brava come musicista, però non ti è mai stato dato l'input per dimostrare la tua validità. E fai il direttore d'orchestra. Io, meno male, ero seduta, perché ma stai sicuro? Sì, sono sicurissimo. E la cosa bella è che non mi ha mai messo un bastone nelle ruote. Quello che io facevo lui era d'accordo. Era felice. Sì, cioè, senti, poi portai per l'ultima volta in televisione, la penultima volta in televisione, la Irene Fargo, e fu per me un piacere dirigere, perché era una voce sublime. Per me due voci meravigliose, lei e la Gilda Giuliani, e poi la Angela Bonfitto, che è un mezzo soprano meraviglioso. Per me sono stati tre momenti musicali importantissimi. Giovanna, Cavalleria Rusticana, Carmen, il barbiere di Siviglia, alcune delle opere che tu in qualche modo sei stata vent'anni di regia, insomma, della musica lirica, delle opere liriche. Cavalleria Rusticana l'ho fatta al Teatro Giordano di Foggia. Certo, nel 2004, con una magnifica, stupenda Angela Bonfitto, che poi l'ho ripresa in Carmen, ed è una delle, se capita di andare sul web a vedere la sua Abanera, è bellissima, bellissima e bravissima, e questo mi fa molto piacere. Diciamo che dalla curiosità di tracciare nuovi sentieri, negli anni 80 hai fondato l'etichetta musicale Chicco Music. Ce ne vuoi parlare? Ci vuoi raccontare di questo? Sono, allora, proprio nel momento più folgorante della mia carriera, perché ero da settimane con la canzone Il mio ex, che aveva scritto Paolo per me, nelle classifiche italiane e mondiali, io dissi: devo fare qualcosa per quando sarò meno giovane e meno bella. E allora, perché ero carina quando ero giovane. Sei, allora bella, sei bella oggi, eh? Sei bella tuttora, Giovanna, te lo dico senza... Grazie. Comunque, dissi: no, devo fare qualcosa per quando non sarò più prima come adesso, perché in quel momento ero prima in tutto, in classifica. E allora, quando Dio ti dà queste cose, devi prenderle, accettarle e capire che possono essere
eterne o possono durare una giornata. Una giornata vale a dire poco tempo. In quel momento feci questa casa discografica dedicata ai giovani talenti, però lirici. Infatti la Chicco è basata solo sulle opere liriche. E da lì si vede la fortuna, si vede che Dio mi segue. Io sono un po' presuntuosa, però sono sicura che come segue ognuno di noi, e a ognuno di noi dà un cenno, dà un qualcosa, ci indica la strada. E poi ti ha dato questo talento meraviglioso che è la voce, quindi in qualche modo dovevi andare proprio in questa direzione. Giovanna, ci fermiamo qualche istante. I ritmi della televisione che tu conosci bene ci impongono anche i tassativi. Ci fermiamo giusto un minuto e poi torniamo di nuovo insieme con Giovanna Nocetti che ci farà anche assaporare un brano che ha davvero il sapore di una preghiera. State con noi. Una grande voce, una musicista, un talento, quello di Giovanna Nocetti con noi al sabato del convento di oggi. Allora, Giovanna, sei anche famosa per le tue composizioni religiose. Beh, vorrei ricordare che hai composto un'Ave Maria dedicata a Giovanni Paolo II, quindi ecco, come dire, un'emozione straordinaria. Un'Ave Maria che hai anche eseguito in sua presenza. Sì, l'ho eseguita nella sala Nervi e quando ero emozionatissima perché la prima nota, Ave, mi è venuta tutta tremula, ah, perché mi tremava tutto, proprio tutto il corpo, nel senso, Ave Maria. E poi quando lui è venuto verso di noi per ringraziarci, quando abbiamo finito di fare questa esecuzione, io guardavo questo uomo che veniva verso di noi e veniva verso di me perché prima doveva ringraziare me perché ero quella che aveva cantato. Tremavo ancora di più, ma io ho visto in lui una luce, evidentemente era scritto che lui sarebbe diventato un santo, perché è venuto contro di noi con una gioia, mi ha detto brava. Proprio questa parola, brava, e aveva in mano il librettino dove c'erano scritte tutte le cose che venivano eseguite quel giorno. E io ho chiesto poi se mi potevano dare, se me lo potevano dare. E quando è finito, anche lì un'altra cosa, quando è passato, che è andato oltre a salutare la gente. Io come una pazza a cercare questa suora, a dire per favore me lo dà quel libretto che aveva in mano il Santo Padre, me lo dà, e non mi ascoltava, miseria, insomma sono riuscita a prenderlo. Ah, ce l'hai fatta alla fine, che bello. Beh, sono quei ricordi, come dicevi, anche quello che ti ha detto Giovanni Paolo II, brava, che immagino tu custodisca proprio, no, chiuso a chiave nel cassetto del tuo cuore. Non solo, però, tu hai musicato anche una preghiera di Padre Pio che hai cantato in un'edizione di Una voce di Padre Pio con Cecilia Gasdia. Ci vuoi raccontare anche e soprattutto farci ascoltare un passaggio poi? Allora, io avevo già fatto, mi pare, una o due o tre volte la voce per Padre Pio. Poi incontrai un ragazzo che stava facendo, stava per diventare prete e disse: sai, abbiamo trovato delle belle cose a Petralcina, abbiamo trovato anche degli scritti. E mi raccontava, dico, ma cosa? Abbiamo trovato una cosa molto bella che lui scrisse quando fu ordinato sacerdote. Ah, dico, ma perché non riesci a farmela avere? Magari la musico, perché se rifaccio la voce per Padre Pio, mi piacerebbe cantarla. E allora la scrissi e dissi a Cecilia: senti, andiamo a cantarla. Quando sarà il momento, disse: ma certamente. E così io l'ho incisa con la chitarra, poi l'abbiamo incisa io e lei. L'ho incisa con la chitarra, gliel'ho fatta sentire e lei ha detto: guarda, mi emoziona molto questa cosa, ma mi ha emozionato anche a me, perché è una preghiera molto bella, perché dice: Signore, hai messo nel mio cuore, perché lui
dice tutto è scherzo, la poesia era tutto è scherzo d'amore, perché anche l'amore è uno scherzo quando è improvviso. Te la posso cantare un pezzetto? Siamo qui, a braccia aperte ad ascoltarti. Grazie. Signore, hai messo nel mio cuore un vulcano sempre acceso che brucia di grazia e sono divorato dall'amore di Dio e dei miei fratelli. Gesù, io ti voglio amare e farti contento e riparare all'ingratitudine degli uomini, che brutta cosa è vivere di cuore. Bisogna morire, morendo e poi rivivere, morendo e poi. Grazie, grazie Giovanna, davvero una preghiera con delle parole bellissime, un canto davvero che arriva dritto al cuore. Devi accontentarmi del mio applauso, ma sicuramente quando i nostri telespettatori appunto ti ascolteranno, applaudiranno da casa, ne sono certa. Allora Giovanna, è un piacere essere stata con te oggi qui al Sabato del Convento. Posso chiederti che posto occupano nella tua vita la preghiera e la fede e la devozione a Padre Pio, anche se insomma questo brano che tu hai scritto lo contempla. Guarda, Padre Pio è stato ed è ancora uno dei santi più amati perché è il santo dei poveri, è il santo degli ultimi. È il santo che se tu lo preghi o lo guardi sulla foto, la fotografia che io ho in camera, è come se lui ti guardasse sempre. E questa è una cosa. E poi la fede nel mio cuore è la prima cosa assoluta. Siamo stati educati alla fede, alla cristianità e ringrazio sempre i miei genitori che mi hanno dato questa forza e questa assoluta. Io credo assolutamente in Dio, un po' meno negli uomini, però in Dio tanto, 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 tanto. E mi protegge sempre. Noi ti ringraziamo di cuore, davvero per essere stata con noi, per i ricordi che ci hai regalato, la solarità, la testimonianza che hai voluto condividere con noi. Ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, Giovanna. Spero di venire a trovarti presto, anche perché quando vengo lì sono sempre felice. Sì. Ecco, che bello. Allora saremo felici di accoglierti e di abbracciarti di persona. Grazie Giovanna Nocetti per essere stata ospite al Sabato del Convento. Paola, un bacio a tutti gli ascoltatori e buona domenica e buon sabato. Anzi, buon Grazie sabato e buona e buona domenica. domenica.